Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Dirty Craft. Quello che vedrete tra poco è un piccolo riassunto dell'ultima live che abbiamo fatto recentemente. Quindi, ragazzi, buona visione. Il bioma, quello ghiacciato, attenzione! Quello con gli iceberg! Raga! Che cosa? Raga! È il nostro primo relitto! Vediamo. Un diamante! Diamante, raga, abbiamo trovato un diamante del ferro? Che bello! Ok, posso andare così, vero, giusto? Oh, la mappa del tesoro! Una mappa del tesoro! Vieni, portami dal tesoro. Vai, tieni, per te. Raga, guardate cosa abbiamo trovato. Mappa del tesoro, raga. Non ci credo. Quante cose stiamo scoprendo? Prendiamoli. Vediamo se me li prende. Vai, presi. E anche questi. E voglio prendere anche quelli. Li prendiamo. Possono tornare utili anche come decorazione. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo tornati. Come vedete, ci troviamo davanti a questo bellissimo mare con i coralli. Ho con me tre mappe. Una l'abbiamo già visitata la volta scorsa, quindi nella live, e abbiamo trovato un sacco di roba bella, tra cui anche il cuore del mare. Quindi era questa qui, se non sbaglio, esatto. E poi ne ho altre due che credo sia lo stesso tesoro. Comunque, dove siamo noi? Siamo in basso a sinistra, quindi dovrebbe essere nord-est. Proviamo ad andare, vediamo un po', ragazzi. Se troviamo quest'ultimo tesoro, bello questo lancio con l'elitra. Wow! Mannaggia me. Ok, ce l'ho fatta. Dicevo, guardiamo un po' se troviamo questo tesoro, che però dovrei mettere anche sulla mano. Aspetta, aiuto! Mi sto per stampare. Ok, allora, nord-est, giusto? Nord-est. Nord-est. Ok, ci siamo quasi in realtà. È più vicino di quello che pensavo. E, guardiamo quest'ultimo tesoro, vediamo dov'è. E poi torniamo a casa perché abbiamo dei pesci da mettere nell'acquario della farma di pesca. Ok, ci siamo. Aspetta, 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 aspetta. Dici. Salmoni! Ciao! Che belli i salmoni, meraviglioso, meraviglioso, pesce meraviglioso il salmone. Allora, vediamo bene un attimo. Ok, quindi qua sotto, qua, io sono al centro praticamente. Aspetta un po', che mi prendo una bella pala di ferro. Dice tipo qua? Aspetta un po', proviamo. Oh, ma ci vorrà una vita così. Aspettate un po', che prendo ossigeno e poi vediamo dove caspita è questo tesoro. Sembra, allora, è qua al centro, giusto? Potrebbe essere, no, qua no. Aspetta, vediamo un po', vediamo, qua neanche, qua no. Sento i delfini, dove sono? Ok, ma dai. Sei serio? Così? Pensavo di metterci molto di più, ero preoccupato. Allora, aspettate, aspettate. È qua la cassa, l'abbiamo trovato il tesoro. Che fortuna, pensavo di dover tirare su tutto un intero bioma. Ho bisogno di, ok, una shulker box vuota perché devo mettere un po' di robina. Tra cui questo, 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 questo no. Va bene così, abbiamo anche i cetrioli di mare. Quindi, bene, siamo pronti per guardare all'interno della cassa. Eccola qua. Vai. Ah, un altro cuore del mare. Che cosa significa? Significa che possiamo fare un altro, diciamo, conduit, ok? Un altro posto per il nostro beacon sott'acqua. Beacon marino? Beacon. Ok, beacon. Beacon, va bene. No, conduit, ok. Vabbè, che la spada di ferro, insomma. Potrei anche smeltarlo e metterlo nella fornace e prendermi il ferro. Ok, beh, posso anche ritenermi molto molto soddisfatto. E
possiamo tornare a casa a questo punto. Io vi risparmio tutto il tragitto verso casa. Tanto, ragazzi, abbiamo le elitra, abbiamo i razzetti, quindi possiamo tornare anche in maniera abbastanza easy. Siamo parecchio distanti, ma ce la farò, non vi preoccupate. Quindi, bella gente, ci rivediamo tra poco. Ahimè, è successo l'impensabile. E ora vi faccio vedere che cosa. Si sono rotte le elitre. No, si sono rotte le elitre. E quindi, come ben sapete, per ripararle non possiamo farlo più con i pezzi di cuoio, ma con quel materiale che prendiamo dai Phantom, cioè i nuovi mob volanti. Quindi dovremo poi trovarli per riparare le nostre elitre. Ah, per fortuna non siamo molto distanti da casa. Perché dico non siamo molto distanti da casa? Perché siamo a 1200 blocchi in quella direzione. Quindi per fortuna si sono rotte non molto lontano. Quindi ho temuto il peggio quando a un certo punto cominciato a cadere in picchiata, ho detto ok, sono morto, e non ero neanche tanto alto di altezza, quindi per fortuna è andata bene così. Va bene, va bene, sono cose che capitano. Non so se a voi è mai capitato, fatemelo sapere se avete avuto mai questa esperienza, che vi si sono rotte le elitre. Ma fa niente, noi torneremo a casa lo stesso e inizieremo a fare il nostro acquario. Quindi ci vediamo tra poco. Ed eccoci qua finalmente a casa. Ora vi faccio vedere tutto ciò che abbiamo preso nella live, quindi quando siamo andati in giro ad esplorare. Ecco qua, ragazzi, questa è tutta la roba che abbiamo recuperato. Ne prenderemo dell'altra in seguito, ma adesso siamo qui per fare l'acquario vero e proprio. Questo qua era, diciamo, finto, per così dire, è una simulazione d'acquario. Ma prima di inserire tutti i pesci, l'acqua e le varie decorazioni, abbiamo bisogno di fare una modifica. Qui non farò un acquario fatto di coralli, ecco, ve lo dico già adesso, anche perché lo spazio, essendo poco, non renderebbe molto. Quindi, per quanto riguarda il progetto per l'acquario con i coralli, vedremo magari un pochettino più avanti, quando torneremo poi a prenderne un po'. Allora, devo innanzitutto togliere tutti questi, perché vi faccio vedere come andrò a metterli. Poi il vetro uguale, devo toglierlo tutto, vi faccio vedere il perché. Quindi vado a sostituirlo con i blocchi di vetro, perché praticamente se noi andassimo a mettere l'acqua adesso, qua si formerebbe una sorta di bug, quindi l'acqua non rimarrebbe solo da un lato del vetro, ma andrebbe anche a finire giù, e quindi uscirebbe, perché giustamente il pannello può stare all'interno dell'acqua, e quindi non possiamo in realtà decidere se metterlo solamente da questo lato, e quindi questa cosa adesso mi andrebbe a dare dei problemini, il che significa che andremo a sostituire i pannelli con il blocco. Quindi, ragazzi, faccio questo lavoro e poi guardate, e poi vado a girare tutti questi scalini in questa maniera, perché almeno è più carino, e farò lo stesso anche con quelli sopra. E siamo pronti per iniziare a mettere i pesci, però prima dobbiamo anche togliere tutte queste cose, anche se potrei farlo direttamente con l'acqua, tanto mi vengono poi via in maniera easy. Ecco, tocca togliere tutti questi time frame, perché non vorrei proprio perderli. Ecco, a posto. Vediamo un po', vai, togliamo tutto e poi andiamo a inserire l'acqua. Quindi siamo pronti, siamo pronti. Allora vado, mi prendo tutti, ecco, devo andare a prendere giusto i secchi con i pesci dentro, se no, ecco qua. Tanto devo lasciare un po' di roba qua dentro. Via, via, via. Questi, vabbè. Ok, pronti. C'è un po' di tutto, ragazzi. Pesci tropicali, salmoni, eccetera, eccetera, eccetera. Forse avrò bisogno di altra acqua, ma non ha importanza. Poi ne abbiamo in quantità. Abbiamo il fiume alle spalle. E siamo pronti. Vai. Allora, mi metto in barra un po' di... Ecco qua. Un po' di... secchi, a posto, via.
Dovrebbe andare bene così. Non credo ci basteranno come quantità di acqua, ma non è un problema. Allora, così dovremmo essere a posto. Sì, via. Ok. Qua. Bene, salmone. Ok. Vai, pesci tropicali. Sì, che bello, ragazzi. Stiamo facendo il nostro primo acquario della serie. Quindi ne arriveranno, penso, degli altri perché ho anche altre idee. Solo che sarebbe poi da farli con i coralli e fare tante decorazioni perché qua non basterà. Qua non basterà lo spazio per le decorazioni. Ecco qua. Un pochino di pesci li abbiamo. Sì, diciamo sono tutti qua. Sono tutti rimasti qua. Magari vado a prendere qualche salmone in più. Ecco, sì, perché rimarranno tutti lì dentro, mi sa, non faranno tutto il giro. Allora facciamo così, sì, vado a prendere un po' di salmoni. E poi, ecco, riempiamo bene quest'area. Per qualche strano motivo, tutti i pesci si sono radunati in questo punto. Ho aggiunto anche tantissimi salmoni, quindi credo che serviranno altri salmoni all'interno di questo acquario. L'unica cosa che mi resta da fare è mettere quest'erba marina e potrei farlo anche con la farina d'ossa in realtà che ne crescerebbe anche di più e più alta, ma direi che praticamente ci siamo. Poi spero che loro faranno i giretti e capiranno che hanno anche più spazio da questa parte, ma fa niente, va bene così. Ecco qua, ci siamo, il nostro acquario è pronto e anche abbastanza popolato. Quindi spero che vi sia piaciuto ragazzi il video di oggi, c'è stato un piccolo riassuntino iniziale e poi siamo venuti a fare questa modifica non troppo importante perché come vi dicevo prima per quanto riguarda il vero e proprio acquario lì ci sarà un altro tipo di progetto. Quindi ragazzi io vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, a commentare. E noi ci vediamo al prossimo video. Da Gioco Sporco è tutto. Alla prossima, ciao!